iniziato ad occuparmi della Reggia di Carditello nel 2010, quando l'allora responsabile di redazione Antonella Laudisi mi affidò la cronaca di questo infernale paradiso. Questa reggia si trova al limite del perimetro della Terra dei Fuochi e in una terra devastata dalla criminalità organizzata che usa ed utilizza queste terre sicuramente non per cose lecite. Il 13 febbraio, venerdì 13 febbraio, alla redazione del Mattino di Napoli arrivano due lettere, all'interno delle quali c'era una minaccia per Massimo Brai, la seconda che ha ricevuto da quando non è più ministro, e una minaccia per me: smettila di scrivere di Carditello, altrimenti sei morta, con una croce in basso. Mi accompagna da quel giorno una rabbia profonda, perché non è possibile che questa terra debba continuare ad essere conosciuta solo ed esclusivamente per colpa di questa gentaglia che vigliacca non ha neanche il coraggio di metterci la faccia nelle minacce che fa. La mia vita dopo quel venerdì 13 febbraio è un po' cambiata, perché guardo le cose da un altro punto di vista. Punto di vista che non è fatto solo di guardarmi intorno, ma di ricerca della verità. La mia famiglia naturalmente è in qualche modo segnata da questa vicenda, non ha fatto piacere a nessuno, ci guardiamo intorno. Io non credo che vengano a farmi del male o che facciano del male ai miei cari, però è un sottile velo che accompagna la quotidianità della mia vita. Io non mi sento una donna coraggiosa, però per vivere in questa terra di coraggio ce ne vuole. Ci vuole il coraggio di non essere eroi, perché qui chi fa il proprio dovere, chi fa semplicemente il proprio dovere, viene trasformato dall'oggi al domani in un'eroina, in un eroe. Io vorrei vivere in una terra in cui non si ha più bisogno di eroi, ma in cui si ha bisogno di gente normale che fa il proprio lavoro e non deve aver paura che qualcuno mandi nella propria redazione del giornale o al proprio posto di lavoro una minaccia di morte.